Mancano ancora 6 anni allo svolgimento dell'evento, ma l'euforia in vista di Taranto 2026 inizia a salire anche tra i coordinatori. Tra questi c'è il manager Giovanni Sardone. Intervistato da Canale 85, il diretto interessato auspica non solo un exploit sul piano sportivo, ma anche generale per l'intero territorio ionico-salentino. Taranto ha una grande opportunità come tutta la Puglia. Non dimentichiamo che i Giochi del Mediterraneo sono il secondo evento dopo le Olimpiadi e quindi dal punto di vista proprio dell'evento è di una inimmaginabile in questo momento anche per me potenzialità mediatica. Ritengo che si debbano fare una serie di iniziative soprattutto affinché i giochi del Mediterraneo poi lasciano un segno sul territorio. Un'altra delle idee che ho è sicuramente far crescere l'evento, ovviamente con un countdown cadenzato nel tempo, con degli eventi a supporto di importanza e di visibilità, così come lo saranno i giochi del Mediterraneo, che facciano crescere entrambi, no? Quindi eventi sportivi, eventi musicali, eventi culturali. Dopo Napoli, Bari e Pescara, Taranto è la quarta tappa italiana dei Giochi del Mediterraneo, una kermesse sempre più importante, così come evidenziato dai numeri. Discipline sono una trentina, attenzione, comprese quelle paralimpiche. E ovviamente l'utilizzo e il miglioramento delle strutture, ovviamente capisci bene che anche per il discorso paralimpico è importantissimo. Quindi gli impianti esistenti sono già 28 e sono dislocati sui comuni di Taranto e sull'area ionico-salentina. Poi ci sono già in cantiere due impianti di nuova costruzione, che è la piscina olimpionica e il centro nautico, oltre a 3 palestre di quartiere per gli allenamenti. Considera che si ospiteranno circa 4.000 atleti e il villaggio è previsto nell'area ionica, quindi dove già ci sono i villaggi famosissimi che conosciamo, no? Quindi lì è stato individuato il villaggio. Sulla zona di Castellaneta Marina.